Mancato, ci manca una giocatrice che è Camilla Valerio, che è infortunata. Ci manca questa giocatrice che sposta tanto la squadra, gli equilibri di questa squadra, perché tutto sommato oggi le giovani hanno comunque fatto il loro. Poi di fronte ti trovi comunque una squadra con tre pivot, l'esperienza di Potolicchio, Calamai, tre playmaker, hanno un roster profondo di qualità, con giocatrici di qualità. Noi siamo un under 19 con una straniera e 2,94 che chiamiamo senior, ma che 94 non sono senior. E abbiamo fatto, per me abbiamo fatto tanto oggi. Siamo migliorati tantissimo rispetto al girone d'andata. Poi ci vuole pazienza e ci vuole tempo. Bacchetta magica non ne ho, bisogna lavorare, ci vorranno dei mesi. L'unica consolazione, la cosa positiva è che questi risultati comunque non contano, perché la seconda fase si azzererà tutto il punteggio e quindi ripartiremo tutte da zero, e quindi questo significa che possiamo lavorare con serenità fino a febbraio. Insfran chiude sempre in doppia cifra, però non basta. Insfran fa il suo e fa più del suo, e la straniera deve fare questo. Ma una giocatrice non ti fa vincere le partite, ci vuole in un contesto di squadra. Sicuramente lei è una che spicca, ma manca il contesto di squadra poi. Perché Insfran si fa sempre in doppia cifra, ma se le altre. Non ce n'è altre tre che vanno in doppia cifra. Quando fai 57 punti, fai fatica a vincere le partite. Obiettivo? L'obiettivo è fino a febbraio di lavorare. Poi l'obiettivo è quello dell'inizio dell'anno, di far migliorare le giovani e cercare di salvarci, se sarà possibile. Sappiamo benissimo che siamo una squadra inferiore rispetto alle altre. E per maturità, e per esperienza, e per qualità delle giocatrici, lavoriamo e speriamo che nella seconda fase, dove incontreremo tutte squadre comunque alla nostra portata, di potercela giocare come è stata oggi. Allora, risultato 57-61, una partita in equilibrio. Cosa è mancato nelle sue ragazze per non raggiungere un vantaggio più elevato? Diciamo che la prima vittoria fuori casa l'aspettavamo da un po', quindi forse più che mancarci qualcosa c'è stato un po' d'emozione nel finale quando stavamo lì lì per portarci a casa la partita. Quindi, diciamo, è tutto collegato sempre al discorso di crescere, di maturare nella gestione di questi momenti, perché in fondo poi abbiamo avuto un vantaggio per quasi tutti e 40 minuti. Sapevamo che loro, insomma, essendo una squadra giovane, se gli lasci prendere dei buoni tiri, diventa una squadra che si può gasare e quindi di conseguenza diventano molto pericolosi, quindi molto bravi loro, insomma. Alla fine un po' avete sofferto, quindi può essere anche una mancanza di concentrazione, cosa pensi? Sì, no, sicuramente hai ragione, nel senso che il nostro lavoro è basato proprio sulla ricerca di questa continuità. Continuità che ora riusciamo ad avere per un periodo più lungo di tempo durante la partita, tant'è che poi si vede chiaramente quando ci viene a mancare proprio quello di cui parli tu, cioè la capacità di gestire con serenità dei certi momenti, poi puntualmente lo paghiamo, però rispetto a inizio campionato, dove poi capitava di prendere dei momenti bui e poi di perderle le partite, in questo momento fortunatamente la nostra bravura sta nell'avere quel momento e riuscire poi a gestirlo con più serenità. Chiaro, la situazione ottimale sarebbe non averli proprio, e questo deve essere il nostro obiettivo quotidiano. Quindi obiettivo per il futuro? Obiettivo per il futuro: continuare su questa linea, portare a casa più punti possibile, anche se non è scontato che questi punti ci servano nella seconda fase, però è importante per l'autostima, è importante perché le ragazze si convincano che il lavoro della settimana è poi quello che fa la differenza durante il weekend per le partite, e questo è evidente, ci stanno credendo e siamo in crescita, quindi bene così.